Buongiorno a tutti, eccoci con il mister, cominciamo da Paolo Vannini. Io ci sono, buongiorno, mi sentite? Sì. Buongiorno Silvio, buongiorno Gaetano. Buongiorno. Senti, la gara con la Triestina alla fine, passati già 4 giorni, alla fine cosa ti ha detto? Che la squadra dopo tanti sforzi è un po' affaticata e può soffrire la pressione dei playoff come capita a tante altre? Oppure che quando è costretta a non fare la partita che preferirebbe, d'altra parte ci sono anche gli avversari, come dici giustamente tu, soffre e quindi magari bisogna trovare qualche possibile mossa tattica, magari in corso di partita, un cambio di modulo, un centrocampista in più, oppure preferisci mantenere l'identità propositiva che è quella che alla fine ha portato il Palermo dove è adesso? No, ci sono diverse angolazioni che uno può vedere una partita, però io la devo vedere per le cose che io conosco, non posso fare cose che penso ma non le so fare, io cerco di fare le cose mie, le cose che mi dice la mia esperienza. Io dico che in certe partite, come con la Triestina, ci sono stati anche gli avversari, che quando hanno giocato senza pensare al risultato, persa per persa, ci hanno messo in difficoltà, è inutile starlo a negare. La nota positiva cos'è? Che loro ci hanno fatto gol al 77esimo del secondo tempo, e quindi mancavano esattamente 13 minuti, più 6 di recupero, 19. In 19 minuti non abbiamo più subito una palla, un tiro in porta. Siamo cresciuti un attimino noi con l'entrata di Soleri e abbiamo trovato il pari con Luperini. Quindi la cosa positiva è che la squadra nel momento più difficile ha saputo fare le cose più importanti, stare corta, stare compatta e soprattutto ha saputo soffrire. Certamente sappiamo che non tutte le volte può andare bene come l'altra sera, quindi prendiamo di buono quello che riusciamo a vedere. Poi quello che non siamo capaci in quella partita che abbiamo fatto, abbiamo cercato di lavorarci. Ok, e senti, hai già deciso per la sostituzione di De Rose, visto che hai appunto delle coppie, come sempre detto tu, di giocatori, oppure ti riservi gli ultimi allenamenti? No, o Damiani o Ger, non si scappa, dai. Uno dei due giocherà. Grazie. Benny? Sì, mister, spero che adesso mi riesci a sentire. Sì, ti sento. Ecco mister, buonasera. Intanto le volevo chiedere, visto che già sono stati venduti quasi 970 biglietti per il settore ospiti, ecco, questa spinta anche in trasferta quanto può pesare per la squadra? E poi Brunori, è chiaro che nessuno vuole mettere peso sulle spalle del capocannoniere del campionato, però immagino anche lei se lo aspetta di vederlo sbloccarsi in una partita del genere. No. In quanto a tifosi lo sappiamo bene, che il calcio è la passione è il tifo è la gente, quindi più gente dalla nostra parte e più riesci a dare il meglio di te stesso. L'altra sera non abbiamo giocato bene, però se non c'era il pubblico noi quella partita lì l'avremmo persa, perché alla minima difficoltà sarebbe molto ampliata. Non è vero che il pubblico ti mette paura o ti mette in condizioni di non esprimerti. Paura sicuramente viene a quei giocatori che non hanno dentro di loro quel fuoco, quella passione, che vogliono arrivare più in alto possibile. Viene a quei giocatori che vivacchiano. Però nel Palermo, sinceramente, io di queste figure non ne ho visti. Ho visto dei ragazzi volenterosi, dei ragazzi che si applicano. E quindi io sono ben felice di allenare questo gruppo e mi ha dimostrato anche la trasera delle difficoltà che con l'aiuto del pubblico siamo riusciti a venirne fuori. Poi l'altra domanda al di là del pubblico che mi hai fatto Brunori. Era? Ah, Brunori. Brunori ha fatto 25 gol. Non so per quante domeniche di fila ha segnato, non me lo ricordo neanche perché faceva sempre con lui. La cosa importante è che quando non fa con lui ci sono altri giocatori che nel Palermo lo hanno fatto. Quindi a noi interessa il Palermo e non Brunori. Brunori siamo felici perché sappiamo che è un giocatore in questa categoria non c'entra nulla, che gioca con noi, che in qualsiasi momento può far gol, quindi starà a pensare Brunori che si deve sbloccare, proprio è l'ultimo pensiero. A me mi interessa il Palermo.
Lupo. Buongiorno mister, buongiorno Gaetano. Buongiorno. Mister, le faccio una domanda sul prossimo avversario. Ha fatto un'ottima stagione regolare l'Entella. Che squadra è e qual è la maggiore preoccupazione, se ce l'ha ovviamente, in vista di domani? E poi avrei una seconda domanda, se è possibile. Grazie. Niente, l'Entella è una squadra che ha speso più della Reggiana, ha speso più del Palermo, quindi vuol dire che in categoria erano quelli che volevano cercare di subito risalire. Però il campo ha detto che non è così, perché loro hanno perso 4-0 a Montevarchi, che è una squadra neopromossa, hanno perso 1-0 a Grosseto, che è una squadra retrocessa. Quindi vuol dire che i soldi in campo non contano, contano le persone. Detto questo, però, l'Entella ha dimostrato di avere dei giocatori importanti, dei giocatori che nella categoria sono un lusso. Però, come ti ripeto, fanno il loro modulo tutto l'anno, è stato il 4-3-1-2 o 2-1, quindi noi ce l'andiamo a giocare, ma a me l'unica cosa che mi interessa è la mia squadra deve avere la personalità di fare le cose in base alle caratteristiche nostre e in base alle difficoltà che ci possono creare gli avversari. Gaetano, posso un'altra? Sì, sì. Mister, l'ultima, dopo la partita con la Triestina ha sottolineato l'importanza del percorso, no, del cammino di questo Palermo, della sua esperienza a Palermo. Le chiedo se dovesse descrivere il cammino fino adesso fatto dal Palermo in questa stagione, da quando lei è arrivato, quale sarebbe? Grazie. Ma più che descrivertelo io, lo dovresti dirmelo tu, perché tu hai assistito in questi anni qual è stato il percorso di questa squadra. Io sono venuto e ho cercato di dare alla squadra delle idee, che in queste idee sono collegate sia al modulo, ma sono collegate anche a delle emozioni, che le emozioni vuol dire cercare di vincere o perdere tutti insieme, cercando, soprattutto nella sconfitta o quelle volte che non va bene, di poterci migliorare per evitarla, e le vittorie cercare di prendere con un buon viatico per aiutarci a dare ancora di più, perché sappiamo che la partita dopo è sempre un'incognita e abbiamo sempre un avversario che può avere sulla carta delle caratteristiche che ci può far male. Quindi ho sempre legato il discorso tattico a un discorso di emozioni, a questa partecipazione emozionale. Infatti, per me, l'ultima cosa che abbiamo fatto, quando siamo andati tutti a Santa Rosalia, non per pregare che il Palermo possa vincere i playoff, ma per far vedere a questa città qual è la cultura, cosa vuol dire questa santa, cos'è quel percorso a piedi che fai per arrivare fin là, la gente, raccontando la storia di questa città, di una città in cui, quando le persone sono povere, si attaccano alla speranza, si attaccano alla fede, e anche nel calcio ci sono persone che pensano che la fede sia importante, e di queste persone io sono uno che ne fa parte. Grazie mister. Apprendi. Buongiorno mister, buongiorno Gaetano, buongiorno a tutti. Buongiorno. Abbiamo sottolineato l'aspetto riguardante l'assenza di De Rosa nella prossima partita. All'Entella mancherà una pedina fondamentale come Schianetti. Qual è la sua sensazione in merito, e poi qual è appunto la sua sensazione rispetto allo scontro generazionale che ci sarà in panchina fra lei, che è il più esperto tra gli allenatori in questo turno di playoff, e Gennaro Volpe, che è il più giovane, che tra l'altro, se non ho visto male, è stato suo giovane calciatore nell'Empoli. Grazie. Sì. Niente, sono due giocatori importanti, uno per l'Entella e uno per il Palermo, che non ci saranno, però noi avremo la fortuna, la gara di ritorno, di avere il nostro capitano, mentre loro non avranno questa possibilità. Sono due giocatori che è inutile stare a spiegare quali caratteristiche, sono due giocatori fondamentali sia per noi che per loro. In questa partita uno manca a loro, uno manca a noi, però noi, come ti ripeto, abbiamo sempre cercato di sopperire alle assenze, pensando che chiunque scende in campo per una partita, due partite, possa far bene, se non meglio, anche di volte di quelli che giocano. Certamente non è facile, perché chi gioca meno ha meno condizione, ha meno fiducia in se stesso, però alla gara dei playoff
queste cose nella testa dei ragazzi non passeranno. Chiunque giocherà darà l'anima. In quanto a Volpe, era un ragazzino che si è fatto parte dell'Empoli, che si allenava si è quasi sempre allenato con me quell'anno lì, che ora non mi ricordo preciso se siamo andati in Serie A o eravamo in Serie A. Comunque lui si allenava spesso con noi, era un ragazzino molto promettente, era un ragazzo molto sveglio, molto dinamico quando giocava, e poi niente, io non l'ho perso di vista, io l'ho ritrovato sulla panchina dell'Entella e ultimamente l'ho incontrato all'aeroporto a Fiumicino. Mi ha fatto un enorme piacere vedere la storia di un ragazzino che oggi lo ritrovo di fronte, vuol dire che il tempo passa, quindi bene per tutti e due finché il tempo riusciamo a vedere che passa. C'è l'ultima di Giardina. Sì, mister, per quanto riguarda l'obiettivo finale, che è chiaramente la promozione in Serie B, il sorteggio non è stato forse benevolo nel darvi l'Entella ed eventualmente dopo una tra Feralpi, Salò e Reggiana, però vi ha dato un bel vantaggio, che è quello di giocare tutte le partite di ritorno da qui a un'eventuale finale sempre al Barbera. Si sente di dire che la Serie B per voi passa dal rivedere uno stadio come quello che avete visto nell'ultima partita? Ma io ti ripeto, io penso che la Serie B di conquistarla con il Palermo, perché credo ciecamente che il destino ha combinato una serie di cose, e infatti anche con la partita con la Triestina, se la vai a analizzare, c'è stato il rigore parato, il palo, sono tutte quelle situazioni che ti fanno capire che il destino c'è, che non è vero, che non esiste, che è casualità, e io in queste cose ci credo. E non cerco di approfittarne di queste situazioni o di parlarne in maniera scaramantica o in maniera superficiale. Cerco non di pregare andando in chiesa, ma di pregare cercando di fare il mio mestiere, cioè vuol dire stare al campo prima e dopo l'allenamento nel cercare di capire cosa posso fare per aiutare i miei giocatori. Cerco di avere sempre un rapporto con tutti, da chi gioca a chi non gioca, per avere da parte di loro anche una piccola possibilità di sapere che se dovranno giocare o chi gioca faranno un qualcosa in più, proprio perché abbiamo cercato il nostro modo di lavorare di legare il nostro modo di fare soprattutto alle emozioni. Quindi tutte queste cose mi fanno crescere in me una grande fiducia, una grande autostima da trasmettere poi a questi ragazzi. Quindi un avversario vale l'altro, saremo noi. Comunque vada, è bello pensare e comportarsi in questo modo. Però ecco, ti ripeto, parlare, uno dice bisogna essere scaramantico, non lo dico. No, io non sono scaramantico. Non sono scaramantico perché quando parlo di fede non c'è scaramanzia. Comunque andrà, io so che quello che stiamo facendo è un qualcosa di importante. Però ne sono fermamente convinto che arriveremo alla fine. Poi siamo qua. Quindi se non succede niente di clamoroso, arrivare al 12 giugno si vedrà come andrà a finire. Pellitteri. Sì, buongiorno mister. Visto che buongiorno. Lei parla di destino, insomma anche con la Triestina è stata diciamo una sorta di corso e ricorso storico, ma anche con l'Entella. Io non lo volevo dire, però lei parla di destino, è l'occasione anche per riscattarsi lei personalmente, perché oggi il giornale di Genova parlava di quel famoso 5 maggio 2019 quando Vasco Carrarese subì gol al 90esimo proprio dall'Entella, che fu promosso direttamente in Serie B. Anche questo è un segno del destino, un riscatto personale. Signora, la ringrazio perché ha colto che è un bonus che devo avere, perché in quella partita loro andarono su, fecero un gol al 90esimo, tra l'altro era anche in fuorigioco. Io non c'ho bisogno di nessun riscatto, perché io non vivo le sfide per dire che sono stato penalizzato o che io devo dimostrare qualcosa. Io vivo così, vivo la giornata, vivo cercando di trovare delle soddisfazioni anche al di là della partita, al di là del risultato, nel crearmi dei rapporti di amicizie, nei rapporti di lavoro. Cerco di regalarmi questo modo di stare insieme per sentirmi vivo, per non mi sentire depresso, per non mi sentire triste, per non mi sentire ammalato. Ecco,
perché nella nostra società, se uno non riesce a fare queste cose, prima o dopo è costretto a passare da questi brutti pensieri. Io cerco di evitare questi brutti pensieri, così faccio vivere bene la mia famiglia, faccio vivere bene i miei amici e vivo bene io.